Cari amici e care amiche, a Pentecoste è la parola stessa Pentecoste che comincia a disorientarci. Anzi, ci sfugge anche la collocazione esatta del fatto che stiamo celebrando. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù risorto regala lo Spirito Santo ai suoi la sera del giorno di Pasqua. Nel libro degli Atti, lo Spirito viene donato agli apostoli da Gesù che stavano riuniti nel cenacolo 50 giorni dopo la Pasqua, appunto a Pentecoste, nel 50° giorno. Perché lo Spirito Santo non lo può imbrigliare, non lo puoi costringere dentro un ragionamento. Stando all'esperienza stessa di Gesù, lo Spirito è uno che mentre ti avvolge ti sbilancia. Devi trasbordare, devi uscire, devi andare oltre se ti prende lo Spirito Santo. Come il vento che sbuca da tutte le parti, come un fuoco che avanza in fretta. Allo Spirito Santo non basta una sola immagine per essere definito. Non basta un episodio per poterlo comprendere. Quando pensi di averlo compreso, ti accorgi che qualcosa ti era già sfuggito. È disarmante anche il ritornello del Salmo responsoriale che abbiamo cantato a più riprese, come un'onda che si espande avanzando. Del tuo spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra. La terra è piena di quello spirito che si librava sugli abissi dell'universo, all'inizio della creazione. Oh Spirito Santo, allora discendi ancora sulla terra, donale il brivido dei cominciamenti, direbbe Don Tonino Bello, quello spirito che riempiva di luce anche i profeti, accendendo di fuoco la loro bocca. Oh Spirito Santo, torna a parlarci con accenti profetici di speranza. Lo stesso spirito che ha ferito d'amore Maria, dando inizio al suo, nel suo corpo, il corpo santo di suo figlio Gesù. Quel medesimo spirito che poi ha raggiunto Gesù nel Giordano, guidandolo poi nel deserto e poi lungo le strade della Palestina, quasi prendendolo per mano, sino ad accompagnarlo alla morte e alla morte di croce. E proprio lì, in un supremo impeto d'amore, Gesù emise lo spirito, dicono i Vangeli, cioè cominciando nel mondo la storia della reale presenza dello Spirito Santo. Stando così le cose, lo Spirito Santo più che invocato va riconosciuto, perché affidarsi allo Spirito significa riconoscere che in tutti i settori lui arriva prima, lavora più di noi e meglio di noi. A noi allora non tocca che seminarlo, svegliarlo, ma anzitutto riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, seguirlo. Anche nel buio del nostro tempo lo spirito c'è e non si è mai perso d'animo, al contrario lo spirito sorride, danza, penetra, investe, avvolge, arriva là dove mai noi avremmo immaginato. Lo spirito c'è, è all'opera, più di quanto pensiamo. Come fosse compito primario della Chiesa ricordare ai credenti che tutto il nostro invocare trova pace, che s'acquieta là dove sappiamo anzitutto riconoscere la sua presenza che sempre ci precede, viene prima. Come la sposa che prova la gioia di sentirsi raggiunta, abbracciata, vista, guardata. E mentre percepisce tutto questo, già sente sussultare dentro di lei un figlio, il figlio di Dio, l'amato. Come per opera di Spirito Santo Gesù ha preso corpo in Maria, così è lo stesso Spirito che continuamente rinnova la presenza di Gesù nella Chiesa, che è fatta di credenti che nel suo nome continuamente si incontrano, si radunano. Oh Spirito Santo, dona, dono del Cristo morente, fa che la Chiesa dimostri di averti ereditato davvero. Trattienila sempre più ai piedi di tutte le croci, quelle dei singoli, quelle dei popoli, ispira le parole e silenzi perché sappia dare significato al dolore degli uomini, così che ogni povero possa comprendere che non è vano il suo pianto e possa ripetere con il Salmo: allora le mie lacrime, Signore, nell'otre tuo raccogli, e
e in quei momenti poni sulle sue labbra sempre canzoni di speranza. Secondo un midrash della tradizione ebraica, sul monte Sinai ogni parola uscita dalla bocca di Dio si è poi divisa in 70 lingue, così che ogni popolo poi sentiva i precetti divini nella propria lingua. Mentre stando al Libro degli Atti, a Pentecoste, così dice il Libro degli Atti, apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro di potersi esprimere. Così allora è bello pensare che lo Spirito Santo chi è propriamente? È colui che si divide in tutte le nostre lingue, in tutti i nostri linguaggi, è capace di entrare in contatto con le nostre espressioni, con i nostri linguaggi, anche quelli più complicati, quelli più sofisticati, ostici. Lo Spirito Santo riesce ad entrare anche lì. Il traduttore autentico, potremmo dire, infallibile di Gesù in questo nostro mondo, facendo diventare quella che è la tua lingua, le tue tradizioni, le tue stesse abitudini, una passione profonda di un amore senza fine. Ricordo ancora l'emozione provata a Gerusalemme presso il Muro del Pianto quando una sera, nel contesto di una festa ebraica, ho visto alcuni giovani ebrei danzare, quasi ebri di gioia, ma abbracciati come due amanti al rotolo della Torah, della Bibbia, come fossero degli innamorati. Manda ancora, Signore, questo spirito che ancora ci faccia danzare al ritmo dell'amore che Tu hai cominciato a danzare, a suonare, che ci ripete i Tuoi passi, che ci aiuti a stringere senza paura altre mani nell'armonia di passi che si intrecciano e avanzando aprono il nostro cuore alla speranza. Perché ne siamo certi, la nostra fede non è affatto un fatto crepuscolare, ombratile, da vivere solo dentro la penombra delle nostre chiese. La fede è un fuoco, la fede la si gioca allo scoperto, nella città, nelle piazze, nella vita di tutti i giorni, seminando con la forza dello Spirito speranza. Che sia una buona domenica di Pentecoste per tutti.